Le mani in striscia, oggi siamo a Tiene. Per occuparci, ahimè, dell'uccisione di tantissimi uccellini di specie protette. Vi abbiamo mostrato molte volte come fantastici animaletti di specie protette vengono bracconati strappandoli alla natura per passare il resto della loro vita in gabbiette minuscole. Nei casi più estremi ed assurdi, questi uccellini vengono catturati per l'alimentazione umana. Purtroppo nel traffico di questi uccellini, soprattutto in alcune zone d'Italia, è ancora diffusissimo. Per fortuna però qualche volta si riesce a intercettarlo. Come nel caso di un trafficante che dopo mesi di controlli, pedinamenti e indagini è stato finalmente beccato con le mani nel sacco. Guardate, questo commerciante ha diviso il suo garage a stoccaggio di fauna protetta. Ha riempito il box di celle frigorifere atta a conservare delle quantità spropositate di fauna selvatica. Un traffico con volumi d'affari enormi. Ma quanti uccelli ci saranno in questi refrigeratori? Dunque, in totale sono circa 4.000 uccelli. 4.000 uccelli. 3.000 uccelli di piccola taglia, sono circa 3.000, poi ce ne sono un migliaio che sono dei cacciatori. Qui ci troviamo di fronte a una carneficina. Parliamo dei reati che sono i più semplici, del furto venatorio. Abbiamo poi Sicuramente,